La relazione che lei ci proporrà stamani ci parlerà del melanoma equino con quelle che sono le similitudini e le differenze con il melanoma umano. Grazie a questo a una serie di ricerche fatte su varie pubblicazioni scientifiche. Quindi passo la parola alla dottoressa Benedetta Mesti. Intanto ve la introduco. Vi dico perché oggi vi parlo di questo argomento. Quando ho conosciuto le 5 leggi biologiche, una delle prime volte che sono andata a un corso di una giornata, uno degli esempi che è stato fatto sull'uomo è stato proprio in relazione al melanoma. E di lì ho iniziato, diciamo così, a inondare di domande il relatore che mi presentava questa giornata, in quanto come veterinario molto spesso mi ritrovo di fronte a questa manifestazione, che è appunto il melanoma nel cavallo. E avendo una formazione anche tradizionale, no? Ho fatto l'università, come tutti i veterinari, ho studiato sui libri dove si studia tutti, è una cosa, diciamo, abbastanza conosciuta dai medici veterinari che trattano cavalli, che nei cavalli grigi, adesso vediamo perché, o speriamo di trovare perché, si manifesta questa situazione. E la cosa che subito mi è balzata all'occhio è stata che quando si parla dell'uomo, quando si parla di melanoma umano, si parla di una roba mortale, no? Tradizionalmente. E mi sono detta, ma i cavalli non muoiono di questo. E anche le conoscenze che mi sono state passate dall'università sono state in merito al fatto che sappiamo che i cavalli possono manifestare questi melanomi e se li portano dietro tutta la vita, fino alla morte, ma muoiono di qualcos'altro. E allora ho detto, ma perché? Cioè, qual è la differenza? E di lì mi sono venute due o tre domandine che oggi vedremo insieme. Quindi vi ho riportato un paio di definizioni di due testi sacri della medicina veterinaria in cui si parla del melanoma come appunto una proliferazione di queste cellule che sono i melanociti, adesso vedremo da dove derivano e che cosa fanno. Diciamo che tutte le pubblicazioni o comunque tutti i libri esistenti concordano su tanti punti che mi hanno personalmente rincuorato, ovvero che queste, diciamo, proliferazioni di cellule si ritrovano in punti specifici del corpo dell'animale, che ha quell'andamento lì, che fa sempre le stesse cose, ma nessuno, devo dire, dei miei professori, dei relatori che ho potuto ascoltare, dei libri che ho letto, ma non mai trasmesso la paura del melanoma di cavallo. E allora lì c'è questa contrapposizione tra il melanoma umano e quello equino. Allora mi sono anche detta, magari sono due cose diverse, no? Andiamo a vedere un po' a livello tissutale cosa succede. Vi faccio una piccola premessa, perché mi serve, dicendovi che il melanoma si presenta quasi esclusivamente nel cavallo grigio, che è un cavallo che ha delle peculiarità. Cioè, il mantello del cavallo grigio, voi vedete in queste immagini varie tonalità di grigio, ma fondamentalmente tutti i cavalli grigi nascono grigi, come il primo, e con l'andare dell'età schiariscono. Quindi la colorazione grigia del mantello, quindi del pelo, è data dalla melanina, come succede anche per noi quando ci abbronziamo. Ma con l'avanzare degli anni i cavalli grigi scoloriscono, ok? Questa melanina viene degradata ed è una cosa normale, cioè chi ha a che fare con i cavalli sa che anche dal colore del mantello si riesce a capire un pochino l'età, perché se io trovo un cavallo grigio scuro so che sarà giovanino, se lo trovo così so che sarà un po' avanti con l'età, ok? E non è un problema questo. Forse è un problema per chi lo compra, lo vuole a grigio e poi lo trova bianco, ma al di là di questo non gli dà un problema a lui. Altra cosa importante è che il mantello grigio, quindi la colorazione grigio del pelo, è un mantello molto antico a livello evolutivo e nello specifico è di derivazione di una specifica razza di cavalli che sono i cavalli arabi, che nell'evoluzione del cavallo, per come lo conosciamo adesso, è uno dei più vecchi. E anche in altre razze adesso si ritrovano mantelli grigi, ma sono razze di cavalli che a un certo punto, quindi razze selezionate dall'uomo, dove a un certo punto c'è stato infilato in mezzo un arabo, per mille motivi. Quindi gli allevatori quando selezionano una razza magari vogliono
sfilarlo un po', farlo diventare un po' più attivo, eccetera, eccetera. Quindi incrociano razze diverse. Ed ecco che ha comparso il mantello grigio anche in altre razze di cavalli, pur usando il legno, eccetera, eccetera. Ma vediamo qual è l'andamento biologico di un melanoma, e questo è uguale sia nell'uomo che nel cavallo. Quindi sappiamo che i melanociti sono delle cellule che si trovano a livello della giunzione dermoepidermica. E che cos'è? Il derma è quello strato che tutti noi, cavallo, cane, gatto, gnu, topo, tutti ce l'abbiamo, e che si trova sotto la nostra pelle ed ha una funzione specifica, ed è una funzione di sostegno, di protezione, di nutrimento alla nostra pelle. È proprio lo strato che si trova al di sotto. In questo strato ritroviamo delle cellule che sono i melanociti, che sono quelle deputate a produrre la melanina. Quindi quando noi andiamo al mare e ci abbronziamo, quelle cellule producono questi granuli che servono appunto alla protezione contro le radiazioni ultraviolette. Il cavallo uguale, cioè anche il cavallo ce l'ha, no? Però come detto prima, il cavallo grigio nasce scuro e poi diventa chiaro. Quindi ci deve essere un processo per il quale durante la vita questa melanina in qualche modo viene degradata, riassorbita o in qualche modo viene, come dire, immagazzinata all'interno dell'organismo. E faccio un altro appunto, e cioè quando si parla di 5 leggi biologiche di animali, spesso si tende a prendere il tabellone del dottor Hammer e prendere i sentiti emotivi che ci sono alla base di quelle attivazioni e riportarle esattamente sui nostri animali. Non è così. No? Perché ogni specie animale, uomo compreso, ha una modalità di comportamento, riceve stimoli ambientali, eccetera, eccetera, cioè completamente diversa, ha un sistema percettivo diverso. Nel caso del derma, che è un tessuto anche di derivazione che troviamo nella filogenesi in modo abbastanza antico, mi permetto di dire, provo, se vuoi correggimi, che possiamo sovrapporre quel sentito che c'è nell'uomo anche nel cavallo, proprio perché per la struttura e per la funzione che è il derma, ok? Quindi quando parliamo di attivazione, parliamo di un tessuto che, siccome è deputato alla protezione, e se io in quel momento, se il cavallo in quel momento ha bisogno di maggior protezione da un attacco, da un insudiciamento e via discorrendo, in quel punto cosa fa quel tessuto? Cresce. Perché se io ho bisogno di proteggermi, metto uno scudo. In quel punto succede la stessa cosa. Quando non ho più bisogno di quella protezione, possono succedere due cose diverse: o quel tessuto in più che era stato prodotto viene degradato, e questo avviene ad opera dei batteri, o semplicemente viene incapsulato come se si formasse una scatolina e rimane lì per sempre. Quindi vediamo un po' nel cavallo quali sono le localizzazioni di questo melanoma, e qui ho cercato di capire perché in quei punti si formavano i melanomi, perché non si formano a caso, si formano in dei punti specifici. Primo punto è la zona perianale, sotto la coda. Un altro punto è a livello di commissura labiale, oppure a livello di ghiandola parotide. La ghiandola parotide è quella ghiandola che produce la saliva, ce l'abbiamo anche noi e ce l'hanno anche loro. E quindi vediamo, queste sono le localizzazioni più frequenti. Se pensiamo alla zona perianale, sappiamo che è una zona dove ovviamente avviene contatto durante l'accoppiamento, ok? O in ambiente domestico avviene contatto durante le inseminazioni artificiali nella cavalla. E ho trovato alcuni articoli, poi chi vorrà, c'è una bibliografia, in cui effettivamente si vede che le cavalle destinate alla riproduzione, che hanno mantello grigio, hanno tantissimi melanomi in quella zona lì, ok? E probabilmente non è difficile capirlo. Per la commissura labiale è un po' diverso, nel senso che per chi monta a cavallo, per chi ha mai visto un cavallo che viene lavorato da una persona, sa che la bocca è una zona considerata di controllo, vengono utilizzate testiere con vari tipi di imboccature, eccetera, eccetera. E se voi vedete dove sono localizzati quei melanomi, c'è una lucina. Questo è esattamente il punto dove l'imboccatura va a toccare. Ragazzi, lì c'è bisogno di più protezione, quindi faccio più tessuto naturale. La ghiandola parotide io l'ho messa lo stesso, ma questa è una mia correlazione,
nel discorso imboccatura, perché tutte le volte, come quando noi mastichiamo una gomma, lo stimolo è quello a produrre saliva. È lo stesso il cavallo, che ha un'imboccatura e quindi ha qualcosa nella bocca, continuamente lavora, è portato a produrre più saliva, quindi la ghiandola parotide si ingrossa. Oppure abbiamo altri casi, altre localizzazioni, per esempio sono riportate in bibliografia tantissimi melanomi post castrazione a livello di penne e prepuzio. Gli uomini presenti potranno capire perché, se lì c'è stato un attacco oppure no, o nella zona perioculare. E in tutti questi casi c'è sempre anche da tenere in considerazione l'effetto insetto, che probabilmente per noi il problema non c'è, ma per un cavallo che ha intorno non so quante mosche e insetti di vario tipo, quello è continuamente una recidiva locale su quel punto, perché magari l'insetto si ferma lì, perché ti punge proprio lì, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che succede, ma cosa si fa? Tradizionalmente, a prescindere dalle cinque leggi biologiche, niente, nel senso che io vi sfido a trovare un veterinario che faccia cavalli e che vi dica: ok, c'è un melanoma, facciamo qualcosa. Questo è vero per la gran parte e maggioranza dei casi, cioè si sa che il melanoma sta lì, può ulcerare e quindi andare via, può incistarsi e rimanere come un pallino più duro e rimanere lì tutta la vita. Ci sono alcuni casi, va detto, in cui questi melanomi crescono molto e vengono rimossi chirurgicamente solo per il problema meccanico. Cioè, se voi vi immaginate un melanoma a livello dell'ano molto grande, può dare fastidio durante la defecazione, oppure sulla rima oculare melanomi molto grandi possono far scendere la palpebra inferiore e procurare fastidio, eccetera eccetera. E questi sono i casi in cui il melanoma viene rimosso, ma anche chirurgicamente si sa che va tolto da ultimo e per forza. E perché? Perché recidiva. E se io lo rimuovo chirurgicamente, si riforma in un brevissimo tempo e più grosso di prima, nella stragrande maggioranza dei casi. E anche questo non ci stupisce, nel senso che se io ho bisogno di proteggermi lì e qualcuno me la toglie quella protezione, la rifaccio. E magari la rifaccio ancora di più, no? Okay. Quindi mi sono chiesta, e nell'uomo? Perché ora si è parlato del cavallo, siamo tutti tranquilli, non gli succede niente, si leva solo se ce n'è bisogno. Nell'uomo non è così, perché io ho ricercato un po' di dati e mamma mia, c'è già da aver paura davvero, no? E innanzitutto ho visto che, ho preso questi dati dall'Associazione Italiana dei Registri Tumori e dice che circa 13 casi ogni 100.000 persone presentano questa manifestazione. Io ho detto ok, questi sono 13 su 100.000. Nel cavallo grigio si parla di più dell'80% dei cavalli grigi sopra i 10 anni di età. Sono dati diversi. Inoltre si dice che il melanoma umano viene classificato come tra i tumori più metastatici, infiltranti, pericoloso, eccetera eccetera. Viene fatta tutta una stadiazione del tumore, cioè per stadiazione si intende vengono, come dire, analizzate alcune caratteristiche di queste proliferazioni e in base a queste caratteristiche si decide quanto sia maligno oppure no. E ci tengo a precisare che una delle caratteristiche è l'ulcerazione, no? Quindi se è ulcerato è proprio un casino grosso. E io ritorno al cavallo e dico, se nel cavallo ulcera siamo tutti contenti perché sta andando via, e allora aspetta, qui c'è qualcosa che non torna. E allora sono andata ancora un pochino avanti dicendo, ma forse sono due cose diverse, cioè magari si è dato lo stesso nome a due cose diverse, andiamo a cercarci un attimino più, in maniera un pochino più approfondita. E quindi sono andata a ricercare un po' in bibliografia articoli, che si vedono benissimo, proprio queste cose belle, ve li racconto brevemente, sono una cinquantina di articoli in bibliografia, no? E sono stata felice del fatto che queste considerazioni non le avevo fatte solo io, cioè un po' peccato perché qualcun altro ce l'aveva già pensato, però mi hanno rincuorato perché ho detto ok, me ne sono accorta io, se ne è accorta anche una popolazione scientifica importante ed effettivamente qui ci sono quelli più interessanti, no? Più divertenti, dove io cercavo articoli sul cavallo e ritrovavo solo articoli di comparazione tra il melanoma umano e quell'equino. Ho detto ok, allora ci deve essere dei, cioè,
ci deve essere della roba qua sotto. E si parte dal fatto che tutti danno per assunto che il cavallo non muore di melanoma. Boh, e qui siamo d'accordo. E allora la comunità scientifica da che punto ha preso queste ricerche? L'ha prese dal punto, da questo qua. Cioè, dobbiamo trovare quei fattori sconosciuti che inibiscono o ritardano le metastasi del melanoma nel cavallo. Vabbè, andiamo avanti. E questo ve lo dico io, ok, non si vede ma ve lo dico io. Cioè, in questi articoli si parla del fatto che il cavallo con il melanoma, anzi, interessante vedere che ci sono tantissimi cavalli sopra i 20 anni di età, cioè che è un'età molto avanzata per il cavallo, tantissimi cavalli che arrivano alla vecchiaia, quindi sopra i 20 anni di età, con questi melanomi, e questi melanomi non provocano sintomi, non provocano fastidi, non provocano handicap, non provocano nessun problema all'attività sportiva, perché il cavallo viene principalmente annoverato in questo senso. Vabbè, l'uomo muore, il cavallo non c'è niente. Andiamo avanti. E inoltre ho trovato questo articolo qua in cui è stato messo ancora più alla prova il melanoma del cavallo, perché sono state fatte proprio le immunotipizzazioni, cioè siamo andati a vedere proprio ogni singolo pezzettino e si è visto che effettivamente il melanoma del cavallo è simile a 3 tipi diversi del melanoma umano. Su questa parola simile io faccio una considerazione, poi magari sarò matta, però per me due cose simili sono due cose che hanno delle caratteristiche comuni e delle caratteristiche diverse. Dico bene? Bon. Ma quando due cose hanno entrambe le stesse caratteristiche, per me si dice uguale, non si dice simile, però si riporta simile, perché per brevità. E chi avrà voglia di leggere, c'è tutta la bibliografia, qui ho dovuto fare un po' il riassunto. Quindi, in conclusione, le conclusioni a cui sono giunta sono queste. Poi ditemi voi se c'è qualcuno di viene in mente qualcos'altro, volentieri. Quindi il melanoma umano e quello equino hanno molte caratteristiche comuni, sia a livello immunologico, istologico, patologico. Per patologico intendo proprio a livello di processo, cioè cosa succede, come si forma un melanoma, come va via o come rimane lì. Uguale, stesso andamento. Le proliferazioni cutanee tra uomo e cavallo sono spesso simili, cioè proprio ciò che vedo è uguale. Nel cavallo grigio i melanomi sono molto più frequenti che nella popolazione umana, perché si è visto prima 3 casi su, quant'era, 5%, una cosa del genere. Nel cavallo grigio sono sopra l'80%, sopra i 15 anni di età, e si manifestano dai, un puledro ci può nascere, comunque in qualsiasi fase della vita, quindi cavoli, cioè nel cavallo è molto più frequente sta roba qua. Nel cavallo, molto più frequentemente rispetto all'uomo, ulcerano, e come abbiamo visto prima l'ulcerazione era considerata uno dei grading proprio di malignità assoluta, ma nel cavallo, cioè nel cavallo ulcerano, il cavallo vive, e anzi il veterinario è anche contento quando ulcera, perché vuol dire che se ne va. Boh. E inoltre i cavalli grigi non hanno manifestazioni sintomatologiche in relazione a questo melanoma. A volte c'è il proprietario che lo vede e dice ma che cos'è, oppure può dar fastidio, oppure lo togliamo perché non mi piace, perché ricordiamoci anche il problema estetico esiste, ma in ogni caso non inficiano la vita di quell'animale lì, cioè quell'animale lì nasce e poi morirà, ma non per questo, no? E una cosa alla quale non mi sono ancora dato una spiegazione logica, se non una spiegazione un po' piccola, perché quindi non mi basta, è come mai solo nel cavallo grigio, no? Un po' probabilmente in relazione al discorso della melanina che dicevamo prima, ma qua vedremo. I cavalli non grigi non è che non hanno melanomi, ma hanno i cosiddetti melanomi amelanotici, ma qui sta prima un certo tempo, ok? E la prossima volta vi tedierò con quella roba lì, ma in ogni caso queste sono cose, insomma, a me sono sembrate abbastanza importanti, no? Da mettere in correlazione, e quindi io sono giunta a una conclusione. Cioè, qualcuno di voi è giunto a una conclusione mentre vi annoiavo in questa chiacchierata?
E questa è un'idea. Poi? La signora diceva che anche l'uomo non deve far niente, no? Un po' riassunto. Non deve operarsi, non deve prendere chemio. Ci sarà un conflitto che glielo ha scatenato. E questa è un'idea. Poi? Che non si lascia condizionare dalla paura. Giusto, che la signora ha detto. Se non fai niente non hai paura. No, la signora diceva che noi ci facciamo condizionare dalla paura, no? E questo è sicuramente vero, perché se io vado da un cavallo e gli dico tu domani muori, probabilmente non gli passa sta roba qua, no? Okay. Poi se il proprietario è preoccupato perché lui muoia, questo è un altro discorso, ma andiamo ora. Altre idee? Vabbè, quella vincente l'ho trovata io. Io ve lo dico, eh.